Ecco, non posso fare l'applauso, posso farlo da sola, visto che non c'è il pubblico. Giulia Terzi, benvenuta. Grazie. Decima edizione del Premio Eccellenza, abbiamo un'eccellenza assoluta nel mondo paralimpico italiano. Arrivi appunto dalle Olimpiadi e Paralimpiadi di Tokyo con un bottino di medaglie incredibile. Sì, sì, direi che è andata bene. Torno da Tokyo con 5 medaglie, 2 d'oro, 2 d'argento e un bronzo, quindi sì, sono contenta. Benvenuta Giulia. Allora, senti, in pochi minuti vorrei provare a condensare la tua eccellenza, se ci riesco, con il tuo contributo, facendoti una domanda che in qualche modo si riallaccia un po' anche alla vita dei manager e delle aziende, no? Molto spesso ci si propone degli obiettivi e poi, mentre si cerca di raggiungerli, siamo costretti a cambiare il percorso che inizialmente avevamo previsto. È un pochino quello che è successo anche a te, no? Quando ti è stata diagnosticata la tua malattia e hai dovuto scegliere se reagire oppure no, e nel momento in cui hai scelto di reagire, come reagire. Ecco, è tanto difficile affrontare il cambiamento del percorso rispetto a come magari ce lo eravamo immaginati? Beh sì, sicuramente non è una cosa semplice, però con l'aiuto delle persone giuste io dico sempre che si può arrivare dappertutto, con la forza di volontà si può arrivare ovunque. Io mi ricordo che avevo 8 anni quando su un tema che mi era stato assegnato a scuola scrissi che il mio sogno era di partecipare alle Olimpiadi. All'epoca ero una ginnasta e il mio sogno era appunto quello di partecipare all'edizione dei giochi come ginnasta. E quando poi la malattia purtroppo è andata peggiorando, che ho dovuto affrontare 3 interventi alla colonna, lì ho pensato che questo sogno in realtà era svanito, lo conservavo solo come ricordo. In realtà poi mi si è aperta la strada del nuoto e ho visto che questo sogno poteva essere realizzabile, quindi ci ho messo tutta me stessa, tutte le mie forze per riuscire ad arrivarci. Sicuramente non è semplice, tante volte la vita sembra faccia un po' apposta per metterti degli ostacoli, ma tutti gli ostacoli possono essere superati. Poi tra l'altro prima anche con Aurelio Luglio parlavamo del tempo, magari c'è un tempo per ogni cosa, no? Come insegnano i più grandi di noi e i più saggi di noi, evidentemente anche il tuo tempo era forse quello che stai vivendo, sì, in questo momento, sì, con sì, una sì, chiaramente dimensione e condizione diversa. Senti Giulia, è chiaro che quando si è un atleta normodotato si hanno determinate caratteristiche, quando non lo si è se ne hanno altre, no? E probabilmente, correggimi se sbaglio, c'è una necessità maggiore di chiedere aiuto o comunque di essere circondato da persone che ti possono aiutare, no? Per conquistare i tuoi obiettivi. Tu ci metti il talento, la volontà, l'eccellenza, la passione, ma devi essere anche aiutata in questo. Quanto è importante oggi, e mi riferisco anche alla platea di manager che ci sta ascoltando, dialogare, chiedere aiuto se si è in difficoltà, sentire di essere umili a tal punto da alzare la mano nel momento del bisogno, perché magari qualcuno ci può aiutare, no? Sì, io penso assolutamente che questa cosa sia indipendente dallo sport olimpico o paralimpico. Qualsiasi persona dentro di sé, quando si trova in un momento di difficoltà e sente la necessità di chiedere aiuto, deve farlo. Penso che chiedere aiuto non renda una persona più debole, anzi la renda più forte, perché io dico sempre che è con l'aiuto di tutti, che è con il grande lavoro di squadra che si riescono a realizzare degli obiettivi. Questo può avvenire nello sport, può avvenire nella vita, perché comunque si è circondati da famiglia, dagli amici, dagli affetti, dagli allenatori in ambito sportivo, dai compagni di squadra, ma può avvenire ovviamente anche in un'azienda, in ambito lavorativo, perché si sa che poi è vero, come oggi, il premio lo ritira una persona, però in realtà dietro c'è uno staff, ci sono tantissime persone che collaborano per la realizzazione. Questo è verissimo, assolutamente verissimo. Senti Giulia, ultima cosa che ti chiedo è questa: quanto secondo te lo sport può essere un motore di ripresa e di rinascita? Ti parlo sia a livello economico, ma anche a livello sociale, aggregativo, dopo questi 2 anni così difficili e siamo ancora all'interno di una grande difficoltà. Beh, sicuramente lo sport può dare una grandissima spinta. Mi piace pensare che a livello sociale possa essere utile per tantissimi bambini che purtroppo a causa delle restrizioni per 2 anni, ormai 1 anno e mezzo, non hanno potuto praticare lo sport. Sicuramente affiancarli e buttarli nel mondo dello sport può aprire loro tantissime prospettive di vita, può aprire loro una realtà diversa, può permettergli di fare conoscenza, di realizzarsi e insegnare dei valori.
che sono fondamentali. Quindi per quanto riguarda l'aspetto sociale, sicuramente è un mezzo molto utile per la ripartenza, soprattutto per quanto riguarda, secondo me, i bambini. Ovviamente anche a livello economico lo sport è un aspetto molto importante. Le vittorie che ci sono state quest'anno alle Olimpiadi con 40 medaglie, alle Paralimpiadi con 69 medaglie, sono state sicuramente una vetrina per l'Italia e sicuramente l'economia ne ha risentito in senso positivo. Ne ha giovato, certo. Esatto, assolutamente sì. Speriamo ovviamente che lo sport continui a portare in alto l'Italia e a farla migliorare anche sotto tanti aspetti, economico e sociale e culturale. E allora speriamo anche che sia sostenuto lo sport, sì, affinché questa cosa possa avvenire.